Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Oggi, come avrete visto dal titolo, farò un video un po' particolare, un video che faccio, diciamo, per ringraziarvi tutti quanti, per ringraziare tutti quanti voi che mi seguite, perché è da un po', è da qualche giorno che abbiamo raggiunto la tappa dei 1000 iscritti. E quindi era doveroso fare un ringraziamento a tutti voi, perché se ho raggiunto appunto le 1000 iscrizioni, 1000 iscritti è solo per merito Use vostro, the perché breathing è merito techniques I vostro che mi taught you. seguite, che They will vi ease the siete, pain. diciamo, appassionati alle mie serie e che continuate a Let me tell seguirle. you the story Vedo of the sempre Eagle più and of the champions who came con before you. passione, vedo che commentate Before sempre the di più, che restoration, diciamo vi as the other divertite clans sempre di strayed più and disbanded, con i miei commercial gameplay, e questa è la cosa surpluses, sinceramente che mi he led fa us più to a piacere flower tra whose tutte quante, petals perché come burned sapete, come toxic, vedete, io faccio put video per fertile seeds in your divertirmi, skin, e quando and you vedo will che gain insieme a me great vi and divertite anche strange voi, è la cosa, powers. vi dico, è la cosa più But appagante, è those la cosa powers will più drag you bella. into memories. E quindi That niente, is vi why ringrazio every tutti quanti, champion non posso toils fare una end lista his perché own siete life tantissimi, ma before he veramente un destroys abbraccio a himself tutti quanti dal and primo the clan all'ultimo. he swore to E uphold. niente, io appunto adesso che ho raggiunto You must questa act tappa, quickly. oltre a ringraziarvi Count tutti, avrò Carja anche has l'occasione hemmed magari past di you in dare il via ad alcune services. rubriche che avevo, He is diciamo, in responsible stand-by for un the po' da tempo, attack on alcune our clan. addirittura dall'inizio His dell'apertura towers del stand canale, perché behind comunque Greenwell upon non è Greenwell facile, security. diciamo, You must kill him fare delle before he can rubriche attack e again. farle seguire quando, diciamo, si hanno pochissimi iscritti. Ad esempio, io avevo in mente il primo video in teoria che avevo fatto era quello sull'apertura di una rubrica sui retro gaming. Però, vedendo che comunque non era cosa facile all'inizio, ho tenuto queste varie rubriche un po' in stand-by. E quindi pian piano adesso le inizierò ad inserire nel canale, sperando che le seguiate anche queste con passione. E niente, quindi farò appunto queste rubriche, molto probabilmente quella degli arcade la He's riprenderò, going farò to quella protect you sul from retro high-tech trip gaming, wires, farò but you can wreck them altre all rubriche with magari simple su bamboo dart. dove ancora non ho deciso bene il nome, ma dove dico la mia su determinati argomenti, diciamo, del mondo, del panorama videoludico. E soprattutto vorrei fare questo tipo di video dove io dico la mia per poi sentire la vostra, perché ragazzi, io la cosa che mi piace di più diciamo di fare questi video non è tanto il fatto di fare il video, postarlo e boh, buonanotte, vediamo poi come vai, mi piace, le cose, eccetera. Sì, i mi piace sono sempre una The main cosa transformer should be nearby. che fa assolutamente Destroy piacere, that, perché diciamo è and you'll bring down sinonimo all the appunto lights. di There are two of apprezzamento them. del video. Ma io la cosa che mi piace di più e che apprezzo di più, e che vi avrò ripetuto già migliaia di volte nei gameplay, è il fatto che commentiate, che anche voi diciate la vostra su quello che magari dico, su quello che faccio, critiche o apprezzamenti che siano. L'importante è che siano fatti sempre in modo costruttivo, e fortunatamente Watch. fino ad ora The siete alarms stati switch tutti, off when a diciamo, guard walks past them. persone intelligenti, che avete sempre fatto Our ears commenti intelligenti, soprattutto anche se Ed c'erano hates them. critiche da fare, non c'è assolutamente problema, anzi, le critiche sono sempre ben volute se naturalmente argomentate, cioè ci vuole un dibattito fatto in modo civile, soprattutto civile ed educato. E per questo, ragazzi, io la cosa che dicevo appunto più importante sono i commenti, perché io vedo come YouTube, diciamo, questa tipologia di piattaforma troppo spesso è considerata solo come palcoscenico, tra virgolette, per fare un video e ciao e buonanotte. Io invece penso, cioè, quando posto un video, non è che dico ok, faccio il video, lo posto e dico bah, è finita qua. Per me è il contrario, per me dopo che il video è stato postato, è lì che si inizia, è lì che parte la, diciamo, la cosa, il divertimento, perché non è tanto il fatto di aver fatto un video e aver detto la propria, ma quanto vedere gli Hold altri on, cosa did ne you hear pensano, gli something? altri cosa pensano di quello che hai fatto, cosa ne pensano loro al riguardo dell'argomento che hai trattato. Perché, come detto, a me la cosa che Use mi piace di più, magic. alcuni se le saranno anche accorti, perché diciamo io molto spesso commento e con commenti piuttosto lunghi. Infatti qualcuno me l'ha anche fatto notare, che scrivo commenti lunghissimi di 3, 4, 5 parti. Ma come detto, ragazzi, per me la cosa più bella e più divertente è quella di
di commentare e di mettersi appunto di fronte e tra virgolette chiacchierare, perché comunque è una cosa fondamentale quella del confronto e del dibattito appunto su persone che hanno le stesse passioni. Quindi è come la vedo come una chiacchierata al bar, non come un palcoscenico dove fare il proprio teatrino e una volta finito il video, boh, riprendiamo tutti i nostri cose e ce ne andiamo. No, la cosa bella è rimanere lì e vedere, tra virgolette, il pubblico cosa ne pensa e parlare con lui appunto dell'argomento che si è trattato. Quindi mi sto dilungando in modo clamoroso, comunque in sostanza spero che sia capito che a me piace il dibattito, piace chiacchierare, perché appunto abbiamo le stesse passioni e quindi è bello anche confrontarsi, anche se a volte normalmente si pensa anche in modo diverso, e quindi se il dibattito c'è in modo civile ed educato è sempre ben voluto. Quindi ragazzi, io mi fa sempre piacere quando voi commentate, e è ancora più appagante un commento che un mi piace. È la cosa che io vedo, i mi piace sì, ogni tanto gli do un'occhiata, ma io la cosa che su cui mi soffermo è i commenti, per vedere appunto se un video ha portato qualcosa a chi lo vede, perché mi piace molte volte si può mettere anche così di sfuggita, mi piace e me ne vado, però il commento invece è sempre ben voluto. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio sempre appunto per seguire i miei video, per commentarli, perché ormai se all'inizio era una cosa del... era un po' particolare fare commentari, perché quando parlavo e... diciamo, uno non ci è abituato, dice andiamo qui, andiamo ad ammazzare il boss, andiamo a sfidare in massa. Mi davo del noi, un po' come il mago Thelma, e quindi era un po' una cosa, diciamo, non semplicissima. Invece adesso che vedo che ci sono gruppetti di persone che mi seguono, il noi è diventato sensato, perché io so che ci sono persone che stanno seguendo quel video. Quando dico andiamo a sfidare massa, so che ci sono ragazzi che stanno seguendo il campionato e che quindi lottano con me per arrivare all'obiettivo. Ci sono persone che seguono il walkthrough di Dark Souls e mi danno dei consigli, e quindi quando dico noi andiamo a battere questo boss, o meglio a prendere bastonate da questo boss, so che non sono da solo, perché ormai siete diventati dei miei compagni di viaggio. Quindi è una cosa veramente fighissima, una cosa bellissima. È un po' come fare gameplay in cooperativa, fare dei commentary live. È molto ma molto divertente, non l'avevo mai fatto, infatti sto ancora imparando lungo la strada. Allora, un'altra cosa che volevo dire ragazzi è che io fra un po' farò anche un concorso per i 1000 iscritti. Mi sto dilungando un po' troppo, ma comunque c'erano queste cose che volevo dire, vabbè. Comunque farò anche un concorso per i 1000 iscritti, quindi rimanete sintonizzati, lo farò in un altro video, perché questo sennò verrebbe eoni, anni luce, verrebbe lungo. E un'altra cosa in particolare, sicuramente mi sarò dimenticato tantissime cose, ma un'altra cosa che volevo dire era, o meglio, ringraziare alcuni in particolare, perché lungo, diciamo, l'arco della mia... dei miei video su YouTube, ho avuto alcuni ragazzi che mi hanno sponsorizzato, e soprattutto vorrei sottolineare che mi hanno sponsorizzato diciamo di loro iniziativa. È una cosa che mi piace dire, perché quando una persona ti sponsorizza in diciamo in modo autonomo, senza che ci gliel'abbia chiesto, è veramente, si apprezza veramente tanto, perché si ha l'idea appunto che quella persona ti abbia sponsorizzato perché gli piace quello che ha visto sul tuo canale, perché gli piace magari i video, gli piacciono i video che fai, e quindi è veramente una cosa che si apprezza molto. Per carità, non c'è niente di male a chiedere una sponsorizzazione, anche perché ormai ci sono migliaia e milioni di utenti, quindi magari molto spesso persone molto capaci non hanno la giusta visibilità, quindi anche chiederla la sponsorizzazione non ci sarebbe niente di male, anzi. Però volevo sottolineare questa cosa appunto perché mi fa piacere che queste persone mi abbiano sponsorizzato, e parto io. Allora, spero di non dimenticarmi qualcuno, ma magari può essere che qualcuno me lo dimentico, o non lo dico semplicemente per il fatto che non mi sia accorto della sponsorizzazione o che mi abbia citato, quindi perdonate la cosa, nel caso fatemelo notare. E vorrei partire dal primo. Troverete tutti i link di questi in
descrizione, questi canali che dirò in descrizione. Allora, il primo che mi ha sponsorizzato è stato quando io avevo proprio appena iniziato, molto probabilmente avevo forse una ventina di iscritti, ancora non iniziamo, se non sbaglio, neanche a fare gameplay, ed è Super Manuel 1996, un ragazzo anche lui che fa, diciamo, si occupa di videogiochi, video recensioni, gameplay, vlog e quant'altro. E quindi niente, io lo voglio ringraziare perché appunto è stato il primo a sponsorizzarmi, il primo, diciamo, che mi ha notato, e quindi lo ringrazio perché appunto è anche grazie a lui se sono arrivato, è anche grazie a loro che sono arrivato a questo traguardo, appunto, perché questa tappa. E niente, quindi andate a vedere il suo canale, io lascerò come detto il link in descrizione, quindi grazie Emanuele. Il prossimo, o meglio i prossimi, io non finirò veramente mai di ringraziarli abbastanza, perché sono il canale dei Crazy Friuli Gamers, che tutti quanti voi sicuramente conoscerete, e io formato da Ermal e Simo, e adesso ultimamente c'è anche Lavo. E niente, come detto, io loro non finirò mai e poi mai di ringraziarli, perché oltre ad essere persone che ne capiscono di videogiochi, si vede dal loro canale, voi andate sul loro canale e vedete che non sono persone che fanno video così alla cazzo di cane, ma sono dei video veramente apprezzabili, si vede che sono persone appassionate, sono persone gentilissime, disponibilissime. Ed Ermal mi ha sponsorizzato più e più volte, mi ha citato diverse volte, e quindi io... Ve lo dico, grazie veramente mille ragazzi, grazie anche e soprattutto a voi se sono arrivato a questo traguardo dei 1000+ iscritti, quindi veramente grazie mille ragazzi, andate sul loro canale, iscrivetevi, anche se non c'è neanche bisogno che ve lo dica di iscrivervi, perché quando vedrete i loro video vi iscriverete automaticamente, sempre se non siete già iscritti, ma comunque andate. Poi un altro canale che voglio ringraziare anche, perché è appunto un altro per cui, cioè grazie al quale sono arrivato a questo punto, che è Fabu the Motherfucker. Io veramente Fabu ti ringrazio tanto, perché appunto è anche grazie a te che sono arrivato a raggiungere questi iscritti. Ah, un'altra cosa che volevo dire era che i Crazy Friuli Gamers, che anche loro mi hanno sponsorizzato quando io forse avevo 50 iscritti, e diciamo era... Sostanzialmente c'è un momento un po' particolare, cioè quando sostanzialmente si fanno video ma è difficile riuscire a farsi notare, quindi è stato una gran bella spinta di visibilità, perché fino ad una certa soglia, io almeno secondo la mia esperienza, ho riscontrato che fino ad una certa soglia è un po' difficile farsi notare, poi pian piano magari quando c'è qualcuno in più che ti segue iniziano ad aumentare anche di più le nuove iscrizioni, quindi Crazy Friuli Gamers e Ermal mi hanno dato una spinta per superare i 100 iscritti quando io ero ancora a 60, e Fabu mi ha dato una grandissima altra spinta quando ero intorno forse ai 400 iscritti, 350, non lo so, non mi ricordo benissimo, ma comunque mi ha dato anche lui una grandissima spinta, perché naturalmente penso che lo conosciate tutti, lui ha molti iscritti, ha molte persone che lo seguono, anche lui naturalmente si occupa di videogiochi, vlog, recensioni, gameplay e quant'altro, e penso naturalmente, come detto, che tutti quanti voi lo conosciate, perché se siete miei iscritti penso che conosciate anche lui, quindi comunque nel caso andate a vedere il suo canale se non siete iscritti, e quindi grazie Fabbo, perché appunto è anche grazie a te che sono arrivato a questo traguardo. Altro che voglio ringraziare è Cassa Corporation. Cassa Corporation è uno dei... Io questi qui li seguo tutti sin dall'inizio. Anzi, altra cosa che mi ero dimenticato, il primo video che ho fatto, io appena iscritto, il primo video che ho fatto è stato proprio per il concorso di Fabu the Motherfucker, per i suoi 1000 iscritti. Quindi Fabu, mi hai sulla coscienza, perché il mio primo video è stato per partecipare al tuo concorso. Li seguo tutti sin dall'inizio, e anche Cassa Corporation lo seguo dall'inizio perché io, come detto, sono un amante del retro gaming, e lui ha un canale che si occupa anche di retro gaming, lui presenta anche delle vecchie console, video acquisti, parla di fa vlog, diciamo,
Quindi io lo seguo sin dall'inizio perché ho questa passione per il retro gaming e quando ho visto un canale dove si parlava di NES, Super Nintendo e cose varie, sono rimasto rapito e mi sono iscritto immediatamente. Anche lui mi ha citato qualche tempo fa e quindi ringrazio anche lui. E detto questo, ragazzi, io come detto, lo ridico per la millesima volta, spero di non aver dimenticato nessuno, ma se mi è sfuggito, fatemelo notare. Probabilmente, non so, è probabile anche che non abbia visto il video. Non so. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio. Ringrazio di questi quattro canali di cui troverete i link in descrizione. Andateli a vedere. Vi ringrazio, in particolare a voi, ma anche tutti quanti gli altri, appunto, che mi hanno permesso di arrivare a questo traguardo. Quindi, ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirmi. Adesso farò anche un concorso, quindi mi raccomando, partecipate. Poi avvieremo queste rubriche dove ci saranno un po' di novità e soprattutto, ragazzi, continuate a partecipare in modo attivo perché, come detto, la cosa che mi fa più piacere è vedere che voi apprezziate i miei video, che commentate e che, diciamo, li seguite con passione. Ormai, come detto, è diventata, i miei gameplay sono in cooperativa perché non gioco più da solo, ma gioco con voi. E quindi niente, ragazzi, un grazie mille a tutti quanti e spero di continuare su questa strada e spero di continuare a farvi divertire e magari con qualche nuova rubrica anche a farvi, non dico riflettere perché non faremo cose profondissime, ma comunque a dibattere su questa passione che ci accomuna. Bene ragazzi, io con questo concludo, spero che abbiate visto il video fino alla fine, se no comunque non starete sentendo quello che sto dicendo adesso, quindi sarebbe uguale. Bene ragazzi, allora concludiamo qui il video, grazie mille a tutti e un saluto da quel tale Ale.